Carissimi amici di Amo l'Italia, buonasera dalla sede del Parlamento europeo a Strasburgo. Questo è di fatto l'ultimo giorno di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica. Domani, giovedì 18 aprile, il Parlamento comincerà le votazioni per eleggere il suo successore al Quirinale. Diciamo subito che siamo veramente sgomenti, addolorati, per come stanno andando le trattative tra i due principali partiti, il PD e il PDL, e per l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, la terza forza più significativa nel nuovo Parlamento uscito dalle urne lo scorso febbraio. Sembra una trattativa in cui prevalgono evidentemente gli interessi privati. Abbiamo un Parlamento di designati dove i deputati non sono stati scelti direttamente dagli italiani e i capi dei partiti trattano sulla base della prevalenza di loro interessi privati. Ed è così che non si comprende, ad esempio, perché Silvio Berlusconi, il leader del PDL, rinunci ad un suo candidato al Quirinale, nonostante che alla presidenza di entrambe le Camere, alla Camera e al Senato, ci sia un rappresentante della sinistra. In democrazia finora c'è sempre stata una divisione di queste tre cariche, le prime tre cariche dello Stato. Questa volta avremo tutte e tre le cariche detenute dalla sinistra. Non è chiara la ragione e il sospetto è che Berlusconi abbia trattato questo in cambio di sue aspettative personali. Sappiamo che uscirebbe volentieri fuori dalla politica se avesse in cambio un salvacondotto per quello che concerne i suoi problemi con la magistratura e la salvaguardia degli interessi delle sue imprese. Ugualmente, i nomi che vengono proposti e che vengono indicati come frutto di un accordo tra il PD e il PDL, Amato, D'Alema, Prodi, sono nomi che onestamente ci preoccupano assai. Li unisce l'appartenenza a dei poteri finanziari ed economici forti. Amato, Prodi, al pari di Monti, sono tutti e tre esponenti della Goldman Sachs. Emma Bonino, l'altro nome più gettonato, insieme ai nomi già fatti, fanno parte del gruppo Bilderberg. Sembra quasi una calamità il fatto che l'Italia debba essere sottomessa alla dittatura della finanza speculativa globalizzata, in un momento in cui il paese è sempre più alla deriva, dove l'economia reale langue, dove cresce la disoccupazione, dove i giovani soprattutto non vedono alcuna prospettiva per il loro futuro. Io amo l'Italia, auspica un cambiamento radicale. Noi proponiamo la Repubblica presidenziale con un capo dello Stato eletto direttamente dai cittadini, che al pari del sindaco abbia il vincolo di mandato e la responsabilità civile e penale per gli atti commessi nell'esercizio del proprio mandato. Un capo dello Stato forte che sia al tempo stesso anche il rappresentante del potere esecutivo, ma in uno Stato molto più leggero, uno Stato molto meno oneroso, uno Stato che si limita a salvaguardare l'unità nazionale, la sovranità nazionale e la solidarietà nazionale in un contesto dove il federalismo dei comuni si tradurrebbe nella autoamministrazione della cittadinanza, del popolo italiano, a partire dal basso, a partire dalla comunità dove ciascuno di noi concretamente è pienamente se stesso, dove si nasce, dove si cresce, si studia, si lavora, si mette su famiglia e ci si realizza.
Noi ci auguriamo che ci sarà data l'opportunità di fare in modo che queste istanze, che corrispondono a quelle della maggioranza degli italiani, possano realizzarsi.